Attenzione, sono sul molo! Oh, merda! Fuoco! Fuoco! Questa scialuppa è mia, figli di puttana! Venisse un colpo se ve la lascio! Jonah, aiuto! Dove sei? Reyes, sei ferita. Grazie. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altri. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Matthias. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro. Su Whitman avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la Seconda Guerra Mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes, secondo me dovremmo fare come dice Lara. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che vuoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Ok, allora prendiamo il largo. Sali a bordo quando sei pronta a partire. Rod, mi accusi di essere... Possiamo salpare quando vuoi. Sali sulla barca e leviamo l'ancora. Lara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No, ma dimmelo lo stesso. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scatenare le tempeste. Distruggendo il corpo, le tempeste si placeranno. Ok. E perché Matthias vuole sempre? Non lo so. Ed è questo a preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è?
Ma non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamolo. Bene, andiamo. No. Tu e Reyes sorvegliate l'ingresso principale mentre io cerco Sam. Vuoi andarci da sola? Più siamo, più probabilità abbiamo di farci scoprire. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare Solari, ma anche altri. Samurai, la guardia tonante della Regina del Sole. Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Tesoro, non ti dirò addio, perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. Custodi del monastero. Attendono di conoscere la loro nuova regina, da colui che l'ha ricondotta a noi. Ah. Certo, certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Premio Nobel in arrivo, James. Che sta facendo? Sono il dottor James Whitman. Vengo in pace. Vi porto la vostra nuova regina. La regina! Come si dice in giapponese? La vostra... Jo! Mai un problema! Ma... Yeah! Forza! Lara! Lara!
guardia tonante protegge la regina dopo tutti questi anni. Siano sopravvissuti fino ai giorni nostri. Stando alle parole del generale, la causa delle tempeste è un'anima intrappolata in un corpo deperito. Credo si riferisse all'ultima regina del sole, ma non capisco il ruolo di Miko in tutto questo. Lei era la prima regina. E Matthias è convinto che Sam sia fondamentale. Brutto segno. Whitman. Lui e i suoi dannati sogni di gloria.
La sala sacra è al centro di tutto, ma raggiungerla non sarà facile. La guardia tonante ha giurato di proteggerla. Devo farlo, ma tremo al solo pensiero di ciò che troverò là dentro. Thank you.
Daimonet.